È un piacere parlare oggi di sostenibilità in quanto negli ultimi anni il comportamento di Enel Green Power è fortemente cambiato. Abbiamo dei progetti che sono inseriti nel contesto sociale e urbano del nostro paese. Abbiamo 288 piccoli impianti idroelettrici che sono costruiti all'interno delle città. Questa relazione è stata sempre molto importante. Creating shared value significa per noi proattività nel comprendere le esigenze del territorio e dall'altra parte confermare la nostra eccellenza in campo tecnico, di sicurezza ed ambiente. Il cantiere sostenibile enfatizza la massima attenzione verso l'ambiente e il territorio da parte di Enel Green Power e prevede l'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale come oli biodegradabili, lo smaltimento dei rifiuti e la compensazione della CO2 prodotta. Tutto questo a costo zero, non più di un cantiere normale, con un beneficio per il territorio, per l'ambiente e per i colleghi di EGP. Rifacimenti che abbiamo condotto nell'arco dell'ultimo anno e mezzo a San Pellegrino, in cui abbiamo ceduto alla collettività un importante impianto fotovoltaico realizzato sulla scuola comunale, la restituzione alla collettività del lago Bongi nell'ambito del rifacimento della centrale di Mura ed ancora la pista ciclopedonale nell'ambito dell'occasione di business che si configura come il rifacimento della centrale di San Pietro d'Orzo. Ed infine la realizzazione di un parapetto che consentirà a tutti gli abitanti del posto e coloro che fruiscono del parco dell'Adda Nord di agire in sicurezza all'interno di questo bellissimo contesto. Quest'anno con Enel siamo riusciti anche a mettere a punto un progetto di messa in sicurezza dell'Alzaia che rende ancora meglio fruibile questo pezzo incantevole che è il promontorio sul quale è stata costruita la centrale Taccane, e di questo ne siamo veramente orgogliosi. Quando a Trezzo vengono i turisti rimangono molto affascinati da tutto il contesto e tutti ci tengono a venire a visitarla, soprattutto perché è ancora funzionante. Voglio dare atto con piacere della capacità che Enel Green Power ha avuto in questi anni di mantenere aperto un dialogo di qualità con il territorio e con le istituzioni, realizzando interventi che hanno qualificato l'ambiente e che hanno qualificato anche l'immagine della nostra città. Siamo contenti che la scuola di San Pellegrino sia stata scelta come un progetto pilota. Abbiamo realizzato il ponte provvisorio che ha ripristinato la viabilità Ceto Valpaghera. Grazie a questo ponte i nostri cittadini possono ritornare nell'amata Valpaghera in tutta sicurezza e comodità. La costruzione di questo ponte da parte di un'amministrazione molto più sensibile ci ha consentito quest'anno di avere una Valpaghera viva, vissuta e con tanta gente. Da parecchi anni noi avevamo il nostro laghetto dove la terra emergeva dall'acqua. Abbiamo chiesto a Enel Green Power di trovare una soluzione, finalmente è stata trovata con parecchi sacrifici da parte loro. Dopo i lavori il lago è diventato più pescoso, ci sono più zone dove si può pescare. L'acqua resta più pulita rispetto a prima e il livello del lago è aumentato. Fatto questo intervento, oggi siamo tutti contenti. Questa nuova sostenibilità prende corpo e senso dal fatto che il beneficio è mutuo. Oltre ad avere un beneficio per la comunità, c'è anche un beneficio diretto per l'azienda stessa, che può fare progetti che altrimenti non potrebbe fare ed eventualmente avere anche un beneficio economico.